Benvenuti cari telespettatori, inizia così questo giro tra i candidati a sindaco nella cittadina di Siderno e siamo andati a visitare le loro sedi per capire come stanno operando e come si preparano alle prossime elezioni che saranno tra settembre e ottobre, ancora data da stabilire. Una campagna elettorale che è durata più di un anno, una campagna elettorale anche stancante sotto alcuni punti di vista, e noi quest'oggi accenderemo il focus su quello che è e sarà il futuro sindaco di Siderno e come ha intenzione di operare. Naturalmente l'obiettivo di Calabria Sud di questa settimana è di conoscere meglio i nostri candidati e far capire quali sono i programmi per la cittadina che, lo ricordiamo, è la cittadina centrale, la più grande di tutto il territorio della Locride, la più grande ma anche commercialmente quella con maggiore intensità di attività commerciali e quindi anche un traino. Quest'anno anche bandiera blu, quindi un'eccellenza dal punto di vista turistico. E siamo nella sede del candidato che oggi andremo ad ascoltare. Il primo candidato è il professor Barranca, che tutti conoscete per la sua attività politica passata. L'obiettivo, come mette nei suoi slogan, è quello di un'azione per il rilancio di Siderno. Ecco, conosciamo meglio il professor Barranca. Come nasce la sua candidatura a sindaco? Allora, innanzitutto ti ringrazio di questa tua ennesima iniziativa che riguarda l'interessamento nel nostro territorio, al momento bisognoso di grandi attenzioni. Ti porgo i saluti dei presenti, di alcuni candidati, tra gli 80 candidati che sono schierati con me. La mia candidatura è nata da diverso tempo, ma è nata maggiormente in quest'ultimo anno e mezzo con la fondazione di Siderno nel cuore. Accanto a questa sigla si sono raccolte poi molte persone, e diversi schieramenti. La mia candidatura nasce innanzitutto da un mio amore per la politica locale, ovvero per l'interessamento che riguarda maggiormente i bisogni della popolazione. Questo che ti sto dicendo, che ero Giuseppe, insieme agli amici qui presenti, quando abbiamo stilato il programma, abbiamo messo tra i primi punti il bisogno, le esigenze della popolazione, specialmente in questo periodo che la popolazione con maggiore difficoltà ha risentito sia del problema Covid e tutte le cose negative che si sono trascinate dietro questo livello. In modo particolare la gente meno agiata, verso le quali va posta sempre l'attenzione di chi sta meglio. Ecco, professore Barranca, la sua è un'espressione civica o ideologica, magari legata a dei partiti politici? Ideologicamente, prima di fare queste 5 ex liste civiche, ideologicamente sono stato e sono un esponente di destra, di centrodestra. Quindi io e tutti gli amici ci raffiguriamo nei valori, nei grandi valori della destra, con valori che ci portano ad essere vicini, a lavorare insieme, a stare a disposizione della gente e del territorio. Cari telespettatori, ci siamo spostati ora dalla sede elettorale del professore Barranca, siamo arrivati nella sede dell'avvocato Antonio Cutugno, candidato almeno alle scorse elezioni, poi non si sono tenute la presentazione delle liste, con due marchi, noi per Siderno e Corriamo Assieme. Ecco, quindi ringraziamo per aver accettato il nostro invito l'avvocato Cutugno, e così iniziamo subito con le domande di rito, come per la nostra trasmissione, e partiamo chiaramente come nasce la sua candidatura, avvocato. La mia candidatura nasce da due presupposti. Il primo, che è quello fondamentale, è un principio di base che accomuna tutti quanti, cioè penso che accomuni tutti quanti, la gente, gli amici, i conoscenti, i concittadini che mi conoscono, più volte mi hanno chiesto perché non ti candidi, vista la tua passata esperienza elettorale, visto che sei stato un consigliere comunale, considerato che sei stato un consigliere provinciale.
hai fatto delle candidature di servizio, sei un avvocato, conosci quantomeno le leggi, sono stato l'avvocato del comune di Siderno per tanti anni e quindi tutti questi amici conoscenti che mi hanno sostanzialmente incitato a candidarmi e sono stati loro che mi hanno fatto da sprone, come si suol dire. L'altra, non meno della prima, di realtà, l'altro presupposto è stato il senso di responsabilità, il senso di appartenenza e il senso di orgoglio di essere sidernesi. Questo è il momento giusto per scendere in campo. Diversi interessi ci sono intorno al comune di Siderno. Ma soprattutto bisogna evidenziare come Siderno negli ultimi 10-15 anni sia stato commissariato. Quindi abbiamo avuto diverse volte commissari straordinari, non certo per loro volontà, ma se sono venuti a Siderno un problema c'è stato, qualcosa è successo, non sono venuti da soli. Ecco, avvocato, la sua è un'espressione civica o ideologica, magari legata a partiti politici? No, io ho due liste, sono due liste civiche, via appartenenza sia del mondo del centrodestra che del mondo del centrosinistra, ma c'è anche il mondo dell'associazionismo e del volontariato. Ed ora, cari telespettatori, ci siamo spostati. Da uno studio all'altro, da una sede elettorale all'altra, Calabria Sud si sposta e fa tappa sempre a Siderno con un altro candidato a sindaco. Andiamo ad ascoltare, abbiamo qui di fronte a noi, siamo nella sua sede elettorale, dottoressa Maria Teresa Fragomeni, candidata a sindaco. Conosceremo ora un po' di più su questo candidato, su questa coalizione. Allora, la prima domanda a Maria Teresa Fragomeni è proprio come nasce la candidatura a sindaco a Siderno, come e da dove? Io sin da giovanissima sono stata consigliere comunale e gli scioglimenti che si sono succeduti nel tempo e la grave crisi dettata dall'emergenza Covid mi hanno spinta a rinunciare a tanti altri impegni, a qualsiasi tipo di impegno e a dedicarmi esclusivamente alla mia città. Questa è la motivazione che mi ha spinto, diciamo, a candidarmi, oltre il fatto che, in un certo senso è una sorta di evoluzione quasi naturale, visti gli impegni, politici che ho avuto nel tempo. Ecco, la lista, le sue liste sono un'espressione civica, o ideologica, magari legata anche a partiti politici, quindi destra, centro, sinistra. Allora, io credo che la mia storia, diciamo, sia chiara e conosciuta a tutti. Noi non siamo un gruppo che nasce così organizzato per l'occasione. È un gruppo messo assieme già dal 2009, quando nasce il Partito Democratico, qualche anno, insomma, dopo della nascita del Partito Democratico. Però in questo momento l'impegno politico per la città consente di tenere assieme il mondo dei partiti assieme al civismo democratico. Allora, cari telespettatori, abbiamo ancora fatto un altro spostamento, sempre nel comune di Siderno, e questa volta dove siamo? Siamo praticamente nella sezione elettorale, nella sede del candidato a sindaco Stefano Archinà, che guida in piedi per Siderno, ma anche un'altra lista, ma l'intera coalizione appunto, che appoggia questo candidato. Allora, facciamo subito la prima domanda di rito anche a Stefano Archinà, perché ha deciso, se lo ha deciso lei, di candidarsi a sindaco in questa tornata elettorale? Sì, allora intanto mi è stata chiesta questa disponibilità e la cosa mi ha veramente gratificato molto. Pensavo di aver chiuso con la politica alcuni anni fa, invece questo gruppo di giovani e meno giovani, devo dire, mi hanno chiesto la disponibilità a poter essere il loro candidato a sindaco. Dopo una fase abbastanza travagliata, devo dire, ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza associativa ma anche politica, perché credo, come diceva Don Milani, che non è sufficiente avere le mani pulite se si tengono in tasca, e quindi ho deciso di fare questo passo. Ecco, la sua espressione civica, ideologica, o legata a partiti oppure no?
Assolutamente no, non è legata a partiti, è un movimento civico trasversale e abbiamo appunto fatto di questa trasversalità un valore aggiunto. Noi pensiamo che Siderno meriti anche rispetto alle emergenze che stiamo vivendo una trasversalità positiva che possa chiamare a raccolta tutte le forze sane di questa città. Ecco, professor Barranca, è convinto di vincere questa elezione? È una domanda, cara Giuseppe, che la convinzione in questa competizione non è mai assoluta. Certamente per quello che ho fatto, per quello che sto facendo, per quello che abbiamo programmato, noto da più parti che la gente ci dà possibili vincitori, perché ha già ben conosciuto il mio passato politico, il mio modo di fare verso la gente, verso il territorio, e non seduto in poltrona, ma in giro per tutto il territorio, principalmente in quelle zone disagiate, per portare la voce dell'amministrazione. Quindi, diciamo, lo sente per questo motivo, sente, ha questa sensazione dalla gente che incontra. La sensazione fa parte della nostra vita, fa parte del nostro io, la sensazione che sicuramente lotterò non con grosse difficoltà per poter vincere le elezioni. È convinto di vincere le elezioni? Convinto di vincere? No, però sono convinto che se i cittadini di Siderno studieranno a fondo sia la candidatura a sindaco, quindi dei miei concorrenti, e studieranno a fondo chi sono i candidati consiglieri, io non ho dubbi che al ballottaggio ci arriveremo. Lei è convinta di vincere le elezioni a Siderno? Decideranno gli elettori, decideranno i sidernesi. Di una cosa posso dire di essere convinta, di avere idee e proposte a garantire un futuro migliore e diverso per la mia città. Di questo sì, assolutamente ne sono convinta. Ecco, invece, se volessimo, quindi perché è convinta di questo? Beh, abbiamo fatto un grande lavoro di ascolto e molto partecipato. Tanti cittadini hanno deciso di candidarsi con me, tanti cittadini liberi hanno deciso di candidarsi con me. Sono venuti, diciamo, si sono avvicinati al nostro progetto proprio durante il nostro tour d'ascolto. Ricorderà che lo scorso, diciamo, nella passata campagna elettorale, chiamiamolo così, o mancata campagna elettorale, noi abbiamo costruito un programma dopo un mese di ascolto con associazioni di categoria, comitati, cittadini, e durante questo ascolto si sono avvicinati tantissimi cittadini che hanno deciso di candidarsi, e quindi stiamo lavorando anche ad altre liste per allargare ancora maggiormente il gruppo e la coalizione, e ci sono tutte le condizioni affinché si affermi un progetto di vero cambiamento e di rinascita. Ma io credo che ogni candidato debba porsi questo obiettivo. Noi crediamo che sia una buona opportunità per Siderno, quindi siamo ottimisti, pensiamo di poter vincere. Perché pensate di poter vincere? Ma perché io in questi ultimi giorni ho avuto la chiara percezione che i cittadini vogliono cambiare, anche se io non sono il nuovo, come potrebbe, credo che ci siano le condizioni perché il Movimento in Piedi per Siderno possa affermarsi, perché la proposta è nuova. Ecco, qual è il suo avversario più temibile? Siete in cinque. Eravamo in cinque prima di novembre, ora per le prossime elezioni non sappiamo se saremo quattro o sei o cinque. E qual è l'avversario che ritiene più competitivo? Tutti e quattro gli altri, tutti e quattro. Quindi non ha... No. Sarebbe offensivo in questo momento parlare di uno o dell'altro, invece per me sono tutti amici in questa normale competizione politica. Ecco, avvocato, qual è il suo avversario più temibile? Ma guardi, io non penso che ci sia un avversario proprio più temibile, perché in questo momento Siderno, per le problematiche che si sono evidenziate, diciamo, nell'ultimo anno, per i problemi che hanno avuto gli altri, perché noi non abbiamo avuto nessun tipo di problema, credo che ormai siamo tutti più o meno sullo stesso livello. Noi eravamo partiti molto indietro, devo dire la verità, ma oggi ci sentiamo avanti.
Ecco, tra tutti i candidati, almeno quelli che sono stati resi noti, ancora non si sa con esattezza, comunque, qual è il suo avversario che teme di più, il più temibile almeno? L'astensionismo. L'astensionismo perché purtroppo ho toccato con mano, appunto quando si pensava ancora si potesse votare lo scorso novembre, la sfiducia degli elettori, la sfiducia quindi del cittadino sidernese, e quindi io mi batterò affinché non prevalga l'idea che nulla può cambiare e che praticamente tutto è perduto. Quindi noi lotteremo per riacquistare la fiducia del cittadino sidernese. Perché secondo lei ha perso la fiducia del cittadino? Perché sono troppi disservizi, perché purtroppo anche gli scioglimenti causati e quindi la mancanza di democrazia partecipata ha portato anche a questa sfiducia. Ma io credo che in una competizione elettorale gli avversari debbano essere tutti rispettati, e alcuni spesso si soffermano su questa mia moderazione, su questo rispetto profondo che ho verso gli altri, quindi avrei grande difficoltà a dire chi degli avversari è più preoccupante, tra virgolette. Ecco, visto che la sua è anche una candidatura, diciamo, anche ideologica, come ci diceva, qual è stata la peggiore amministrazione che Siderno abbia mai avuto? La gestione commissariale. Quale? L'attuale. Ovvero, in generale, tutte le situazioni commissariate sicuramente non possono competere con il dirigente, con un sindaco del luogo che ben conosce le difficoltà del territorio. E no, non per accusare assolutamente i commissari, ma la realtà. Il commissario viene da altre zone, non conosce il territorio, non conosce la gente, non conosce i bisogni, non conosce la realtà stessa della gente. Se andiamo a fare qualche esempio, per esempio in questo periodo è da oltre un mese e mezzo che si dovevano dare i buoni pasto alla gente, ancora non hanno provveduto ad esaminare le domande, anche perché non conoscono se quelle domande c'è qualcuno che ne approfitta o meno. Invece un amministratore locale conosce Mimmo, conosce Antonio, conosce l'altro e sa benissimo se quella domanda può essere o non essere valida, oltre al controllo che va fatto al comune. Cos'è che hanno sbagliato i commissari? Non è il problema di aver sbagliato, il problema è che non si ha in mano la realtà quotidiana. Il vero amministratore, per quanto mi riguarda, è quella persona che dalla mattina alla sera gira in tutto il territorio, dal centro alle periferie. Le periferie sicuramente hanno maggiore bisogno di controllo, e quindi l'amministratore è portato sia personalmente, sia sotto l'aspetto politico, sia sotto l'aspetto personale, a stare a contatto con la gente. Invece il commissario è un personaggio diverso, cioè lui, il commissario, rappresenta lo Stato a livello centrale, quindi amministrativo, e non, sicuramente non va a vedere le piccolezze che sono grandi cose poi nell'amministrare il comune. Professor Barranchi, invece, qual è stata la migliore amministrazione comunale che Siderno abbia mai avuto? La prima amministrazione del sindaco Figliomeni. Dove lei faceva parte? Dove io ero vice sindaco. Abbiamo in quell'anno eravamo tra le cittadine più importanti, non solo della Loca, ma di tutta la provincia. Ecco, perché avete amministrato bene? Perché oltre alle capacità di ognuno di noi, eravamo una squadra che secondo me anche al momento insostituibile. Quindi avevo dei colleghi assessori e consiglieri, che qua c'è anche presente qualcuno, ognuno nel ramo di competenza, come io andrò a fare. Se il professore lavorerà per la pubblica istruzione, tutto andrà bene, ma se il professore lavorerà per il lavoro pubblico non può andare bene. Quindi ci vuole la persona adatta nel posto adatto, come sarà senz'altro. Qual è stata la peggiore amministrazione che Siderno abbia mai avuto? Ma questa domanda sinceramente mi mette un po' in difficoltà. Io direi che non c'è stata una peggiore amministrazione
Forse la peggiore amministrazione è quella quando un comune viene commissariato, perché è la fine della democrazia. Poi i sindaci si candidano, hanno un programma elettorale, cercano di attuarlo, ci sono difficoltà, soprattutto finanziarie. Non credo ci sia stata proprio una peggiore amministrazione comunale. Penso che peggio del commissariamento non ci possa essere altro, perché fanno l'ordinaria amministrazione, hanno dei limiti politici e non possono programmare. Ecco, invece la migliore qual è stata? Ma qui qualche dubbio ce l'ho, a dire la verità, però penso che la migliore amministrazione sia stata quella nel 96 con Panetta, perché ha dato una svolta a Siderno e tutti hanno parlato bene in quel periodo di quell'amministrazione, che Siderno era cambiata, Siderno era diventata il centro della Locride. Poi altri riferimenti così positivi non ne trovo. Beh, potrei fare un elenco, però sinceramente voglio sottolineare quelle migliori e quelle che hanno lasciato il segno, perché ce ne sono state. Ed io mi auguro sinceramente che la prossima, con una larga partecipazione, legittimata da un grande consenso popolare, sarà quella della rinascita e della svolta. Quindi la migliore sarà la sua? Me lo auguro. Ecco, invece qual è la peggiore amministrazione che Siderno abbia mai avuto nel corso della storia, della sua storia, degli anni? Guardi, credo che sia difficile individuare un'amministrazione singola. Io credo che soprattutto negli ultimi decenni ci sia stato qualcosa di negativo in ogni fase. Ecco, non voglio rispondere così per non voglio dribblare la domanda, ecco, però credo che si poteva fare meglio in ogni. Certamente ci aspettavamo di più da parte dei commissari prefettizi in generale, poi senza entrare nei particolari, ma noi siamo stati sempre convinti, e ne sono convinto personalmente, che una commissione straordinaria, e quindi lo Stato, ecco, attraverso tutte le proprie articolazioni, poteva dare di più, ecco, poteva dare quel senso di Stato che spesso nella nostra comunità non avvertiamo, ahi noi. E invece qual è la migliore amministrazione che lei ricorda? Ma anche qui credo di dover rispondere come prima. Credo che negli anni ci sia stata un'amministrazione Panetta che era riuscita a dare una svolta a questa città, anche perché si veniva da una fase in cui il dibattito politico insomma era stato abbastanza lasciava a desiderare, ecco. Però quel fenomeno, perché ricordo allora era stata una fase anche quella civica, Panetta si era affermato con un movimento civico con una grandissima maggioranza, ecco, anche quell'amministrazione ritengo poteva fare meglio, perché poteva coinvolgere di più. Ecco, io credo che ogni amministrazione in passato le negatività sono state caratterizzate dalla scarsa volontà di coinvolgere i cittadini. Quindi scarsa partecipazione. Sì, condivisione. Ecco, una condivisione che ha lasciato spesso a desiderare. Ecco, noi pensiamo con questo movimento di ascoltare di più, di condividere di più e quindi di fare sintesi e proporre un nuovo governo alla città, ma un nuovo modello di governare Siderno. Ecco, il primo atto della sua possibile futura amministrazione, se naturalmente sarà eletto, quale sarà? Il primo atto è affrontare i gravosi problemi quotidiani che stanno emergendo giorno per giorno. Va bene? E quindi i problemi. Quali sono i problemi maggiori? La viabilità. Siderno soffre per la viabilità. Anche perché in alcune zone sono state fatte sensi unici o doppi sensi che non hanno dato risultati positivi, e in ciò interverremo per rendere più viabile la situazione. Altro problema è problemi dell'acqua. In questo momento la gente arrivano bollette di acqua di pregresse
Ma perché c'è molta evasione, non pagano. No, oltre all'evasione ci sono stati anche degli errori a livello amministrativo con doppie fatture o fatture già pagate dove non c'è stato un controllo ad hoc. Quindi la gente deve ricevere la bolletta dell'acqua massimo ogni 3 mesi, no ogni 3 anni. Il primo atto della sua futura amministrazione, se ovviamente dovesse essere eletto. Guardi, io ho incontrato in questi giorni più o meno le stesse problematiche che hanno evidenziato i cittadini. Credo che Siderno abbia diversi problemi, ma che sono sullo stesso livello paritario come primo intervento. Noi abbiamo una diga che è chiusa da anni, abbiamo un centro polifunzionale, abbiamo una piscina, abbiamo diverse opere che prima funzionavano, prima c'erano e adesso non ci sono più. Però quello che evidenziano i cittadini sono le stesse cose, una città pulita, dei marciapiedi che sono delle enormi buche, quindi dei marciapiedi normali, un'illuminazione normale, questo desidera il cittadino, una Siderno pulita. Materialmente io penso che ci sono, ad esempio lo stadio comunale aveva una fruibilità che era enorme, avevamo anche un progetto come associazione sportiva per portare a Siderno decine e decine di atleti di sezioni d'Italia. Questo purtroppo non è stato potuto fare, però ritengo che abbiamo un gioiello che va rivalutato, può essere anche il centro di eventi musicali, oltre che sportivi, potrebbe essere un volano per la nostra economia. Quindi primo atto lo stadio, prima cosa. Appena... Con tutto ciò quello che c'è intorno allo stadio, oltre chiaramente a stabilizzare il sistema della raccolta dei rifiuti, che non può una città come Siderno prescindere da questo, però come atto tecnico amministrativo penso che vadano riprese tutte quelle attività sportive e non che devono contribuire per una Siderno migliore. Il primo atto della sua futura amministrazione, se fosse ovviamente eletta, allora, potrebbe essere una casa data ad un senzatetto, potrebbe essere un assegno per una famiglia con figli, quindi numerosa, senza reddito, a reddito basso, potrebbe essere un terreno requisito e dato ad una cooperativa di giovani. In ogni caso sarà un atto che riguarderà le politiche sociali. Ma il primo atto è una ricognizione chiara. Una ricognizione che ci possa portare a capire come intervenire sull'emergenza rifiuti e quindi sull'ambiente in generale. Ecco, questo sarà il primo atto. Capire. A noi non piace dire abbiamo la soluzione in tasca, okay, su tutti i problemi, perché spesso sento anche degli avversari politici soffermarsi su quale può essere la migliore ricetta per... Io credo che in questa fase... Soprattutto, speriamo, il giorno dopo la vittoria, capire le necessità di questo territorio, le priorità. E certamente sono i rifiuti, e l'ambiente e una maggiore sensibilizzazione che questa comunità deve ritrovarsi, soprattutto su questi temi. Ecco, e invece i 3 punti all'ordine del giorno da realizzare nel primo anno di amministrazione, sempre se dovesse essere eletto. Mettiamo 3 punti importanti del suo programma che ha intenzione di realizzare subito, nei primi 12 mesi. Come detto prima, il primo punto per me è il sociale, quindi progettare a livello nazionale, a livello regionale, a livello europeo per aiutare la gente. Progettare, ne faremo un ufficio a parte, progettare tante di quelle cose a livello nazionale ed europeo che porteranno a Siderno delle economie da spendere poi nel territorio. Altra cosa che ci sta a cuore è sostituire per esempio l'impianto di illuminazione qua nelle nostre città, portare l'illuminazione dove ancora non c'è con sistemi a LED. Quindi anche qualità dell'illuminazione. Sì. Diciamo. Questo da fare in un anno, chiaramente sì. Parliamo di programma veloce. Noi abbiamo già un programma che è fatto come si deve e che quotidianamente ne parliamo, cioè non arriveremo sprovveduti cosa fare, sappiamo già cosa fare.
per esempio il lungomare stesso, c'è un tratto del lungomare, come avrei visto, da oltre un anno e mezzo, che si poteva anche aggiustare, non era la fine del mondo aggiustare 10 metri di lungomare, ancora invece è recintato perché non si è ritenuto opportuno o non vi è stata la possibilità per metterlo in condizioni agevoli. E invece i tre punti all'ordine del giorno del suo programma, che vorrebbe realizzare almeno nel primo anno di amministrazione, ecco, ovviamente sempre che ci fosse l'elezione. Beh, io mi auguro che ci siano le elezioni, assolutamente, perché il Paese non potrebbe veramente sopportare un ulteriore periodo di commissariamento. Io direi una cosa: noi nel periodo, il primo, diciamo, il programma elettorale che avevamo stipulato per novembre scorso era stato appunto frutto di un confronto con cittadini, associazioni, comitati, a seguito del tour d'ascolto. Nel periodo del rinvio abbiamo creato lo sportello Fragomeni, che è stato veramente, avuto un successo inatteso, dove tantissimi cittadini, a seconda dell'argomento, ci hanno scritto e ci hanno inviato proposte e suggerimenti. C'è stato, si può dire, un ordine di preferenza. Allora, a questo punto noi seguiremo quell'ordine di preferenza. Infatti l'altro giorno, in una diretta che ho avuto modo di fare, ho elencato un po' quelli che erano stati i temi maggiormente con maggiore riscontro, sicuramente l'ambiente, la medicina del territorio, il turismo, il problema della macchina burocratica, le incompiute, insomma ci sono tantissime cose che ovviamente diciamo, andranno trattate, alcune in maniera prioritaria, altre si può dire ad ex aequo. Nel primo anno speriamo di poter realizzare questo tipo di tre punti, tutti e tre diciamo a livello paritario. Allora, il primo punto è senz'altro la cura delle strade di Siderno, la gestione delle stesse, la pulizia delle stesse. Il secondo sono gli sport e gli eventi, e il terzo il ripristino delle strutture che già abbiamo, o l'adeguamento o la potenziale apertura di quelle che ancora sono chiuse e che sono nuove. Quali saranno i tre punti all'ordine del giorno da realizzare nel primo anno? Ma dicevo, l'ambiente, quindi l'emergenza rifiuti, assolutamente. Come affrontarla? Ma intanto chiamando al comune, e non necessariamente sotto forma di incarichi, ma chiamando le migliori risorse per, ripeto, capire bene. Io credo che noi siamo ad un punto di snodo, noi dobbiamo capire come intervenire. Ecco, chi dice oggi, ripeto, di avere le ricette in tasca e non fa una cosa gradita nei confronti di questa comunità che ha il bisogno di risollevarsi, e noi ci risolleveremo soltanto se riusciremo a chiamare le migliori risorse. Quindi il primo aspetto, l'ambiente, i rifiuti, il decoro urbano, ecco, è sotto gli occhi di tutti, è una città che sembra veramente abbandonata, non si possono vedere le aiuole, è una città dove si percepisce una mancanza di identità. Ecco, quindi credo che questa sia un'altra priorità. Noi dobbiamo andare alla ricerca di tutto ciò che ci unisce. Ecco, è una città che è divisa su quasi tutto, e quindi ritrovare un senso civico. Ecco, secondo punto invece, all'ordine del giorno, ambiente. L'ambiente, ripeto, un senso di comunità, un senso di comunità che serve ed è prioritario rispetto, ed è una condizione essenziale prima di discutere di qualsiasi altro. Ma il terzo punto è un po' collegato ai punti precedenti, cioè noi dobbiamo rendere una città fruibile al turista, e mi viene in mente, quando dico di rendere una città fruibile al turista, mi vengono in mente le nostre case, cioè noi quando ospitiamo qualcuno nelle nostre case non ci preoccupiamo di curare i particolari. Ecco, si danno a bisogno di curare i particolari, ripeto, è collegato ai due punti precedenti, proprio per rendere fruibile al turista una città. Invece lei cosa cambierebbe nel piano strutturale cittadino? C'è qualcosa che a livello proprio gestionale non arriva giù alla vostra coalizione? Cosa secondo lei andrebbe cambiato subito o comunque una volta? Ma come piano strutturale, come abbiamo detto in precedenza, dalla ferrovia a monte
ci saranno degli interventi che porteranno migliorie in tutto. Quindi i sidranesi possono stare tranquilli. Qua c'è il professore Barranca che ha la sua passata esperienza, la volontà, l'intelligenza, la disponibilità a fare tutto. Ma accanto a me c'è una squadra, ci sarà una squadra di 5 assessori e un presidente del consiglio e una piramide di lavoro per ogni assessorato, che sono persone in condizioni di svolgere il lavoro quanto il sindaco, perché il sindaco vale quanto gli altri. Ecco, ma c'è qualcosa di preciso che nel piano regolatore dice lo cambiamo, non va, sta male per i cittadini, non è funzionale, avete immaginato qualcosa? Facciamo un esempio pratico, sul lungomare stesso, che diciamo il lungomare è il fiore all'occhiello di ogni cittadino, vero? Purtroppo sul lungomare esistono delle strutture abbandonate, avrei notato, no? Sì. C'è quell'albergo abbandonato, c'è il sequestro della ditta ex Materazzi, più avanti c'è qualcosa e l'altro. Là dobbiamo intervenire perché prima o poi quelle strutture fantasma sono realtà che deturpano il lungomare stesso. O si demoliscono o si mettono in funzione. Quindi, ecco, naturalmente noi dobbiamo faremo un'azione verso i curatori, che sicuramente sono loro responsabili, o verso i proprietari dell'altro, per o fare o cercare di fare. Benissimo. Sul piano strutturale sidernese cosa cambierebbe? Allora, noi partiamo da un presupposto. Il piano strutturale non è il piano regolatore. Il piano strutturale è dà, diciamo, le linee programmatiche sommariamente, diciamo, di sviluppo del territorio. È vero che però ti indica quello che sarà la vocazione del paese per i prossimi 20 anni, 25 anni, quindi bisogna porre veramente attenzione. Più o meno un mese fa abbiamo fatto una richiesta ai commissari di essere ricevuti per discutere di questo, per avere almeno idea di quali fossero gli argomenti e quali fossero le linee trattate in questo piano strutturale. Ci hanno convocato la settimana scorsa, hanno invitato tutte le forze politiche, a grandi linee, diciamo, ci hanno detto come è stato impostato e l'iter, diciamo, come si è arrivati a questo piano strutturale. Al 30 giugno più o meno ci dicevano che dovrebbe essere adottato, e poi ci sono 60 giorni di tempo per fare delle osservazioni prima dell'adozione. Noi sfrutteremo questi 60 giorni, tant'è che già ci siamo dati da fare per organizzare un gruppo, diciamo un pool di esperti e di rappresentanti, diciamo, di categoria, per indicare, per vedere se il turismo è stato messo al primo posto, turismo, servizi, commercio, perché altrimenti le nostre osservazioni andranno in tal senso. La nostra cittadina è una cittadina a vocazione culturale, turistica, commerciale, e dobbiamo seguire questa vocazione. Quindi in sostanza cosa ha intenzione di cambiare di quello che ha già avuto modo di... Ancora non possiamo dirlo, perché non abbiamo, quando verrà pubblicato noi ne verremo a conoscenza. Quindi aspettate il piano di finire. Assolutamente, non siamo abituati a parlare senza avere le carte in mano. Cosa invece cambierebbe nel piano strutturale cittadino, il piano, ex piano regolatore? Allora, va rifatto, secondo me, molto, va rifatto lo sviluppo di Siderno. Siderno deve poter ampliarsi sia lato sud che lato nord. Ormai siamo conurbati con i paesi vicini, Locri e Gioiosa, ma quello che io credo che bisogna fare è la valorizzazione anche dell'agricoltura sidernese. Noi abbiamo le strade abbandonate dell'entroterra di Siderno, abbiamo delle frazioni abbandonate. Questo sarà un punto della nostra campagna elettorale. Ma guardi, io ho saputo di una riunione pochi giorni fa e sinceramente se i contenuti che andrò a verificare nei prossimi giorni, perché mi piace prima di affermare qualcosa di verificare, ma mi è stato detto che, e qui c'è una novità che stravolge un po' quella che è la storia di Siderno, sembra che il tecnico avesse affermato che Siderno non ha una vocazione turistica. Ecco, questo è veramente preoccupante, perché stravolge un po' quello, io da 55 anni che sento parlare di Siderno come una città turistica, e quindi questo è preoccupante. E il secondo aspetto è la seconda affermazione che sembra il tecnico avesse fatto, è che Siderno non ha una imprenditoria.
E quindi il PSC tiene conto di questo. E allora mi chiedo, ma ripeto, questo sarà mia premura nei prossimi giorni verificarlo, mi chiedo se il tecnico non crea le condizioni perché l'imprenditore possa venire a Siderno ad investire, di cosa parliamo? Quindi le modifiche che faremo al piano quali sono? Ma intanto io devo prendere atto di questo piano, e cosa che sto facendo? Sto studiando una serie di, a mio avviso io non sono un tecnico, quindi proprio perché non voglio fare il tuttologo, voglio informarmi con dei tecnici che sono presenti nel movimento In Piedi per Siderno, qualificati, voglio approfondire questo argomento, ma credo che dalle notizie che sono emerse in questi giorni c'è da essere un po' preoccupati sul taglio che è stato dato al PSC. Quali sono le deleghe che una volta eletto sindaco assegnerà e quali invece immagina di trattenere per sé? Quale proprio dice questa la devo tenere io da sindaco oppure le altre le darò agli assessori? Ecco, se ha qualche idea, immagino di sì. Guarda, io sono dell'avviso che il sindaco deve fare il sindaco e le deleghe devono essere lasciate agli assessori, perché il sindaco non può concentrare a se stesso tutto. Il sindaco, diciamo, elabora insieme agli altri alla giunta comunale tutto il lavoro che ha fatto. Mi hai fatto una domanda comunque che mi ha messo in difficoltà, perché io fino ad ora non ho fatto mai un nominativo, però ti posso anticipare e posso anticipare ai cittadini alcuni nominativi che faranno il vice sindaco, l'assessore o nella piramide degli assessorati. Che significa piramide? Ufficiosamente oltre all'assessore ci sarà un vice assessore, due o tre consiglieri comunali che daranno, comuni, delegati, consiglieri, i delegati che daranno una mano anche alla struttura comunale, che è un po' fatiscente e di poco personale, quindi ci sarà un supporto amministrativo di controllo e di aiuto pure, no? Allora, è la prima volta che dico questo qua. Vice sindaco e assessore dei lavori pubblici, la persona più competente che ci possa essere su questo territorio, l'ingegnere catalano. Quindi anche in virtù della trasparenza, lei dice già non abbiamo nulla, sì, non abbiamo nulla da nascondere. Alcuni nominativi che potranno fare gli assessori, ci potrebbero essere anche altri, no? Ma qualche delega speciale che lei pensa di trattenere per sé, per esempio la polizia municipale o di quel decoro? Non lo so, non ci ho pensato ancora. Io voglio prima vincere e poi fare le altre cose. Beh, anche se nella mia mente c'è tutto già. Un altro dei probabili assessori, il professore Tripodi, ingegnere della motorizzazione civile, urbanistica e viabilità, quindi persona di competenza. Poi abbiamo l'avvocato Fabrizio, per quanto mi riguarda sarebbe la persona più adatta a fare il Presidente del Consiglio e la delega al personale e al rispetto delle leggi e alla legalità. È un avvocato, no? La professoressa Romeo, che è qua con me, è una professoressa che sicuramente occuperà la pubblica istruzione, quindi nel ramo scolastico. Altre cose poi usciranno fuori. Bene. Ecco, invece che deleghe una volta eletto sindaco assegnerà e quali invece tratterrà per sé? Allora, in un primo momento avrei voluto trattenere la delega al bilancio, devo dire la verità, però dopo aver contattato alcuni commercialisti, alcuni di Siderno che probabilmente ci davano perdenti, hanno detto di no. Però abbiamo un commercialista, diciamo, noto nella Locride, non è di Siderno, lo dico già da adesso, stiamo aspettando che ci dia una risposta. Ecco, quindi l'unica delega probabilmente è quella al personale. Quindi una delega al personale? Sì, quella è l'unica delega che probabilmente tratterò, sarà la delega al personale, poi tutte le altre saranno date ai vari assessori. Ecco, quali sono le deleghe che una volta eletta assegnerà ai suoi assessori e quale invece Maria Teresa Fragomelli da sindaco terrà per sé? Allora, io non ho una idea di comando solitario e quindi la futura amministrazione, la futura giunta sarà sicuramente condivisa, sarà sicuramente un mix di rappresentanze del consiglio, diciamo, consiliare e le migliori esperienze e competenze della città.
Quindi non c'è un'idea ancora su quali deleghe, per esempio, le piacerebbe tenere una delega per la famiglia a sé o che ne so, al personale, come molti sindaci fanno? Guardi, le posso dire che il personale, anche diciamo per l'esperienza pregressa alla Regione, è una cosa che sicuramente avrei piacere a tenere, perché credo che veramente la macchina burocratica vada rivista e tutto parte da lì. Qualsiasi tipo di attività o di comune diciamo, che possa lavorare bene passa attraverso il funzionamento diciamo, della macchina burocratica e del personale. È una bella domanda questa, è una domanda che anticiperebbe di molto quello che... Ma ecco, sinceramente ad oggi non ho un'idea definita di come, anche perché lei capisce bene, questo passa attraverso eventuali allargamenti del movimento civico, cosa che stiamo facendo in questi giorni, no? Nei prossimi giorni avremo alcuni incontri e valuteremo la fattibilità di poter eventualmente allargare la coalizione a sostegno dei nostri candidati. E questo, potrebbero variare le liste, aumentare le liste? Questo non lo escludo, però sì, non lo escludo, potremmo anche chiudere con due liste, rivedendo quelle precedenti, quindi siamo aperti veramente a Senta, tutti. Dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, lei in assemblea ha confermato la volontà di continuare questo percorso? Assolutamente sì, in maniera convinta, determinata, e questo è stato possibile grazie all'incoraggiamento della maggior parte degli aderenti al Movimento in Piedi per Siderno, ma anche da parte di tantissimi cittadini che per strada mi hanno incoraggiato ad andare avanti, e quindi ritengo di dover confermare questa candidatura in maniera veramente convinta. Sì, tornando alle deleghe, quindi qual è che le piacerebbe trattenere per sé? Ma personale? Probabilmente quella al personale, sì. Sì, perché credo che la mia esperienza associativa, la mia esperienza che mi porta un po' a smussare gli angoli, ma anche ad essere determinato a pretendere il massimo da parte dei dipendenti, credo che anche col mio carattere questo obiettivo posso raggiungerlo. È chiaro che dal personale passerà gran parte della realizzazione del nostro programma, perché noi pensiamo che il dipendente, dal più importante al meno importante, debba essere un punto di riferimento chiaro per ogni cittadino di Siderno. È efficiente la macchina comunale sidernese? Ritengo di no. Ha risposto in maniera secca. E allora, perché un cittadino di Siderno dovrebbe votarla e nel caso specifico non votare i suoi avversari? Perché alla fine deve fare una scelta di campo. Perché votare lei e non gli altri? Allora, io spero che il cittadino, prima di andare a votare, e il cittadino ha avuto tempo nel riflettere, forse questo rimando di elezioni ha agevolato la situazione. Perché? Perché prima di andare a votare questa volta il cittadino si renderà conto che da questa parte del centrodestra ci sono persone che sono una garanzia. Cominciando da me, come ho detto prima, che sono stato precedentemente sempre tra i primi eletti nel comune di Siderno, perché i cittadini mi hanno dato fiducia e sono tranquillo che mi daranno ancora fiducia, perché sanno benissimo che quando si deve affrontare un problema il professor Barranca prima accoglie e poi discute. Non in altro modo. L'accoglienza e l'ascolto è la prima cosa per il cittadino. Ci sarà sicuramente una risposta, spero sempre positiva, nei limiti delle regole, ma quando è negativa diremo pure non è possibile farla. Perché un cittadino di Siderno dovrebbe votarla e non votare i suoi avversari? Oddio, io non dico non votare i miei avversari, ai cittadini di Siderno dico di valutare il mio curriculum personale. È il mio curriculum di qua. È il mio curriculum lavorativo. E ritengo che leggendo il mio curriculum lavorativo e il mio curriculum personale ci siano tutte le basi perché possa scegliere una persona che senz'altro ritengo, non devo dirlo io, comunque capace e professionale. Per gli studi che ho fatto, per il lavoro che ho fatto, che faccio e per gli impegni che ho avuto sempre nel volontariato. Perché un cittadino di Siderno dovrebbe votarla e comunque non votare i suoi avversari?
Allora, perché abbiamo una proposta credibile? Una proposta credibile che è stata frutto di condivisione con la cittadinanza. Non mi stanco di ripetere che è stato frutto appunto di un continuo scambio di suggerimenti, di proposte, di idee, di associazioni, di comitati, di cittadini. E poi siamo delle persone giovani, giovani con delle giuste esperienze e con all'interno delle adeguate esperienze. Abbiamo fatto politica e facciamo politica in modo trasparente, siamo lontani da poteri criminali e dico che questo mix di cose sicuramente piacerà alla cittadinanza e sono convinta che otterremo veramente il risultato sperato e per cui abbiamo lavorato. Quali sono le liste che l'hanno sostenuta, la sostengono? Beh, ad oggi c'è la lista del Partito Democratico e la lista Ripartiamo da Siderno. Stiamo lavorando però, come dicevo prima, su altre liste anche per allargare la coalizione. Quindi non è escluso, diciamo, che possiamo allargare e rivedere un po' tutto quanto. Allargare a liste civiche? Sì. Sì, assolutamente. È un proprio perché questo? Sì, perché come dicevo prima, l'impegno l'impegno politico per la città in questo preciso momento storico consente di tenere assieme questi mondi, in un certo senso separati, ma che poi si possono unire. Spera di coinvolgere qualche altro candidato al sindaco? Non è escluso. Ecco, facciamo un lei ha detto perché il cittadino di Siderno dovrebbe votare lei e non i suoi avversari. Perché non i suoi avversari? Beh, questo sinceramente non è una cosa che, diciamo, che mi piace parlare degli altri. Preferisco dire perché potrebbero votare me e l'ho detto poc'anzi. Poi saranno i cittadini a scegliere, poi si potrà dire, tirata insomma la linea, hanno scelto, perché hanno scelto magari me e non gli altri. Ecco, perché un cittadino di Siderno dovrebbe votarla e non votare quindi per lo stesso motivo il suo avversario? Ma io credo che nella mia candidatura, che è la sintesi della proposta del Movimento in Piedi per Siderno, si racchiuda un po', lo dicevo prima, l'esperienza associativa. Quando si è ricchi di esperienza associativa, quando si è vissuto in questa città in maniera convinta, e quando si è determinati, quando si ha la passione civile, io credo che in questo movimento è pieno di passione civile, voglia di spendersi per il prossimo, credo che siano dei buoni motivi, ma ci potrebbero essere tanti altri, come quella per esempio di agevolare una formazione di una classe dirigente. A questo proposito, la mia generazione, quella dei cinquantenni, non è stata incoraggiata da quella precedente nella formazione politica, nella formazione amministrativa. Io ritengo che quelle della mia età debbono creare le migliori condizioni perché oggi un 25enne, un ventenne possa convincersi che tra pochi anni dovranno e dovrà essere il vero protagonista di questa città, ma ritengo dell'Italia. Quindi è un demerito quindi dei suoi avversari, perché non votare i suoi avversari? Ma no, guardi, ognuno è convinto della bontà delle proprie idee, quindi io assolutamente non mi permetto, chi mi conosce sa che metto al centro di ogni mio dire un rispetto verso la persona. Io credo che i cittadini debbono essere in grado di scegliere quello che ritengono possa essere il miglior sindaco. Noi pensiamo, e sottolineo ancora una volta la nostra trasversalità, il nostro non dover dare conto sempre a qualche segreteria di partito. Ecco, noi crediamo che soffermarsi sulla emergenza dei problemi, sulle priorità, sia una proposta diversa rispetto agli altri avversari. Ecco, ora le do quattro punti importanti che in genere sono un po' in tutti i programmi e lei mi dirà l'ordine di priorità, quale preferisce. Turismo, commercio, cultura e servizi sociali, mettiamoli in ordine. Allora, tutte e quattro non possono fare meno dell'altra. Chiaro. Ecco. Abbiamo detto prima, come tu hai fatto una piccola presentazione, Siderno ha una vocazione ormai
da molto tempo, no? Da molto tempo per quanto riguarda il commercio. Quindi commercio primo posto. Il commercio, perché la vocazione di Salerno si basa principalmente sul centro commerciale e sul turismo. Certamente sul turismo va maggiormente lavorata la situazione, va più amplificata, messa a disposizione di tutti la situazione di accoglienza, perché il popolo salernese è un popolo di accoglienza. Quando noi ci avviciniamo altri a un cittadino, il salernese si mette sempre a disposizione, ha il cuore aperto. I miei concittadini hanno il cuore aperto e il professore Barranca e la sua squadra avranno sempre il cuore aperto verso tutti. Ecco, quindi primo posto detto commercio, secondo posto rimane turismo, cultura e servizio sociale. Quindi secondo posto turismo, poi tra servizio sociale e cultura? Ma diciamo che ambedue potrebbero viaggiare insieme, ecco, perché i servizi sociali va anche sulla cultura del prossimo, aiutare il prossimo, no? Però i servizi sociali al momento sono un po' carenti. Sui servizi sociali bisogna puntare. Ecco, bisogna puntare, perché c'è molta gente, sia nelle scuole che non nelle scuole, come si dice tra virgolette diversamente abili, che vanno aiutati. La pubblica istruzione è il perno della nostra vita. La pubblica istruzione prepara i futuri cittadini, quindi ci sarà un collegamento, come io mi ricordo allora assessore alla pubblica istruzione, un collegamento struttura comunale della pubblica istruzione e le varie sedi scolastiche che ricadono sul territorio e sulla competenza comunale, che va dall'asilo alla terza media. Mettiamo un ordine di priorità nella sua futura amministrazione. Questi i punti, ti ripeto: turismo, commercio, cultura e servizio sociale, in ordine. Allora, il commercio, perché Siderno è basilare e fondamentale il commercio, è sempre stata una città commerciale. Commercio e turismo secondo me vanno di pari passo, e quindi o primo e secondo, secondo e prima potrebbe essere la stessa cosa. Sull'associazionismo abbiamo una donna che è già inserita da molti anni nel volontariato, nella protezione civile, e sarà questa ragazza, questa donna che affronterà, se dovessimo vincere, le problematiche in primo piano e in prima persona. Quindi diciamo, mettendo un ordine, primo punto? Commercio, poi? Turismo. Cultura e servizi sociali, quali due? Servizi sociali e cultura. Diamo un ordine di priorità a queste quattro importanti... Turismo, commercio, cultura e servizi sociali. Beh, alla base di tutto sta sicuramente la rivoluzione culturale, perché anche quella è uno di quegli elementi propedeutici, diciamo, a tutto il resto. Però in questo periodo oserei dire che forse al primo posto ci sono i servizi sociali, cioè se questa è la scaletta, servizi sociali, turismo, commercio, ambiente, però tante cose dovranno essere trattate veramente di pari passo, non attraverso una scaletta, più che verticale, diciamo in maniera orizzontale. Ecco, quindi ripetiamo per i telespettatori distratti, prima la cultura, poi... Quindi rivoluzione culturale, servizi sociali, turismo, commercio. Commercio al quarto posto. Diciamo che turismo, commercio va di pari passo, servizi al territorio, ambiente. Purtroppo ce ne sono veramente così tanti di problemi che non sarà facile, ripeto, fare una scelta in maniera verticale, come dicevo prima, ma molti dovranno essere trattati in contemporanea. Ecco perché l'importanza, diciamo, della squadra, perché chi va a governare deve avere fiducia nei propri, diciamo, amministratori, e quindi deve essere delegati, per cui affrontare i problemi dovranno essere affrontati in contemporanea. Una giunta a maggioranza uomo o donna? Sicuramente sarà garantita la percentuale, assolutamente. Ecco. Ma questa è una sorpresa poi. Tra turismo, commercio, cultura e servizio sociale, qual è l'ordine di priorità della sua futura amministrazione? Turismo, commercio, cultura, servizi sociali. Ma guardi, io vengo anche da una, diciamo, buona attività imprenditoriale sul piano turistico. E credo che il turismo racchiude un po' tutti gli aspetti che lei mi ha elencato. Cioè il turismo deve essere non il punto di partenza, ma il punto di arrivo di una serie di attività che in città devono tornare ad essere vive. Cioè dobbiamo chiederci quali sono i motivi che inducono una famiglia del nord Italia a venire a Siderno. Ecco, se noi riusciremo a dare questa risposta, creeremo le migliori condizioni perché Siderno torni
ad essere una città che deve assolutamente essere inserita in un contesto comprensoriale. Ecco, noi vogliamo inserire Siderno in un contesto comprensoriale, con la propria storia, con la propria cultura, ma guardando soprattutto al domani. In ordine commercio, cultura e servizi sociali? Ma in ordine, io, guardi, non per dribblare, ripeto, la risposta, ma io le metterei sullo stesso piano. E ripeto, il turismo è il punto di arrivo di una serie di aspetti che comprendono il turismo, i servizi sociali, l'attenzione verso il debole. No? Ecco. Professore Barranca, siamo arrivati alla fine, una domanda, anzi un appello. Faccio un appello al voto in 60 secondi rivolto ai suoi lettori. Sì. Carissimi concittadini, a breve, appena avremo l'ufficialità delle elezioni amministrative, sicuramente a fine settembre, massimo inizio di ottobre, saremmo felici di contattarvi e farvi vedere il nostro programma. Il nostro programma, che come avevo anticipato, si basa principalmente su alcuni punti. Certamente non possiamo fare molti punti, perché non è facile. Bisogna iniziare, come detto prima, con i piedi per terra, con la realtà. La realtà è quella che prima ho espresso, e potete, cari concittadini, stare tranquilli che in me troverete senz'altro i vostri amici. Il comune non è del sindaco o dell'assessore, il comune è dei cittadini. Infatti, fuori dal comune, la prima cosa che farò è scrivere casa del cittadino. Il cittadino deve essere accolto ampiamente al comune, in qualsiasi orario. Per me non ci saranno chiusure di ufficio o altro, per me l'ufficio deve lavorare tutte le ore che sono previste per quanto riguarda i lavoratori dell'amministrazione e dei vari uffici. Quindi non ci saranno prenotazioni o altro, se non ci saranno problemi, speriamo di no, ma il cittadino appena viene deve essere ascoltato ed accolto per bene. Grazie professore Barranca. Prego, niente. E tanti auguri. Vogliamo ricordare, grazie, le sue liste, quali saranno? Abbiamo già un'idea? Le liste, ovvero le ex liste che avevamo presentato per l'elezione di novembre, sono state e sono 5. Potrei fare anche la sesta lista, ma ancora non lo so. Quali sono? Le liste che allora abbiamo fatto erano la nostra missione, con Barranca sindaco, Siderno nel cuore, che è la base portante, la destra, i cittadini di Siderno, partecipazione e responsabilità. Non ti nascondo, caro Giuseppe e cari cittadini, che a breve sicuramente avremo alcune, penso e spero, alcune liste di partito di centrodestra. Cittadini, questo è un momento indispensabile per poter fare una scelta, è un momento indispensabile per fare una scelta certa, una scelta sicura. Qui siamo a un bivio. Questo è un momento molto importante per noi. Per noi sidernesi, intendo dire, non si può sbagliare. Qui si fa una scelta. Qui si fa una scelta di una Siderno turistica, di una Siderno commerciale, oppure, se facciamo un altro tipo di scelta, diventerà una Siderno per pochi eletti, per gli affaristi, ma non per tutti quanti noi che siamo la maggioranza. Beh, Siderno ha assoluta necessità di una svolta. Dobbiamo farlo tutti assieme, e noi abbiamo un'idea ben precisa di come farlo, e ben precisa, diciamo, anche partecipata di questa svolta. Abbiamo tanto entusiasmo, abbiamo tanta voglia di lavorare, sappiamo che c'è tanto da fare, ma il lavoro non ci spaventa. La nostra idea di cambiamento è che non può avvenire attraverso una singola persona, ma deve essere il frutto di una passione consapevole e collettiva. Non siamo delle persone improvvisate per l'occasione, abbiamo obiettivi ambiziosi e persone giuste per raggiungerli. Quindi mi auguro che riusciremo ad ottenere la fiducia degli elettori. Sì, allora io intanto sono stato veramente molto contento di essere stato chiamato a candidarmi a sindaco, e mi pare che sia una dinamica diversa rispetto alle altre candidature. Questo è già un riconoscimento. Io credo che votare Stefano Archinà a sindaco di questa città significhi dare il governo della città ad un sidernese che si è sempre impegnato nel mondo associativo, e questo ha un significato,
significa dare la città a chi ha delle, delle caratteristiche che possono far ragionare anche anime diverse, quindi mettere allo stesso tavolo persone con esperienze diverse e quindi favorire una sintesi. Ecco, Siderno ha bisogno di una sintesi, ha bisogno di determinazione e credo di poter dire che nella mia attività anche associativa io abbia una buona esperienza in questo. E votare Stefano Archinà oggi significa votare un cittadino che ha a cuore le sorti di questa città. Lo farò con grande senso di responsabilità e cercherò di non deludere tutti coloro che mi daranno fiducia. Ecco, questo sarà un impegno che io cercherò di mettere in atto nel quotidiano con un comportamento, con un atteggiamento che non sarà certamente equivoco. Oggi Siderno ha bisogno di scelte convinte, determinate, incominciare a dire no laddove non è possibile qualche cosa, dirlo con molto coraggio e quindi io credo che questo sia un buon inizio. Siderno va normalizzata e quindi io credo che in Impiedi per Siderno, nel candidato Archinà, queste condizioni ci possono essere.